siamo tra Furiglotta e Pozzuoli. Furiglotta è anche il quartiere di Napoli dove nel XII secolo Benevento viene attaccata, quindi San Gennaro verrà spostato ancora una volta, questa volta a Monte Vergine. La Paranza nasce ufficialmente nel 2006, quando abbiamo costituito la cooperativa sociale La Paranza, ma in realtà è un percorso iniziato già negli anni prima. Frequentando gli spazi di Santa Maria della Sanità ci ponevamo anche la domanda: cosa faccio da grande a Napoli, cosa posso fare nella mia città, come posso spremere le energie nel mio quartiere. E quindi è da questo bisogno, dal bisogno di inventarsi un mestiere, dal bisogno di non voler scappare, che nasce l'idea di volersi impegnare per valorizzare il patrimonio storico-artistico del Rione Sanità e creare lavoro. Perché probabilmente venga aperta nel... nel 305 e ancora oggi nel 2022 non sappiamo come e soprattutto perché questo sangue per tre potenze. Se il sangue si scioglie ovviamente è buon augurio, è buon auspicio, si sta tranquilli, se non si scioglie invece è sintomo di catastrofe. Chi si occupava di questi luoghi erano chiamati. Il lavoro di riscoperta dell'identità è stato un lavoro che abbiamo iniziato nel 2006 e che ancora oggi viene alimentato sugli elementi di forza del quartiere, che sono l'aspetto popolare, la bellezza dei palazzi, dei monumenti e anche dei personaggi famosi che ci hanno abitato o che lo hanno attraversato. Noi siamo una cooperativa sociale e io lo sottolineo sempre, cioè una cooperativa sociale che utilizza i luoghi per recuperare le persone, non è il contrario. Ok, quindi il fatto che noi abbiamo aperto le catacombe di San Godioso, il fatto che noi abbiamo aperto le catacombe di San Gennaro è stato utile nel recupero di una comunità. Cioè adesso sono tentato di chiedervi quanti patroni a Napoli, ma non lo farò. 52? Sicura? 53, amo, sta pure Maradona. C'è qualcosa contro il signor qua? Questo è mio fratello, Mi raccomando. Però tutto, lui pigliato a bronchito qua sotto. È che la Madonna va a compagni. Noi abbiamo scartato gente che teneva master in archeologia, abbiamo scartato gli storici dell'arte, gente che parlava quattro lingue, perché magari poteva conoscere tutto lo scibile di sto mondo, però non sapeva comunicarlo. Oppure sapeva anche comunicarlo, ma lo comunicava in maniera fredda, distaccata. Noi abbiamo sempre avuto, sempre e comunque, un occhio di riguardo
e lo dico senza alcun problema, per le persone che abitano nel quartiere, perché crediamo che i migliori promotori di un territorio siano le persone che abitano quel territorio. Sono meno europee, cioè nel senso strade grandi. Dall'altare come protagonista principale del progetto, Frantumolo decise di fare una cosa alternativa perché scelse come protagonista principale proprio quella chiesetta cimiteriale, quindi la chiesa. Molto più probabilmente, e questa è una cosa che però non ha lasciato nessuna traccia, loro riescono a salire su in paradiso. Questa cosa a Napoli si è trasformata nel culto per le anime del corpo intatto, no? Per mantenere il corpo quantomeno sano in un certo modo. Infatti c'è, mi sono trovato un paio di volte a fianco, ma tu sei tu. Giunta nel 1600 quando è stata riutilizzata la catacomba di San Gadioso, perché questa catacomba a differenza di... Oggi, dopo più di 15 anni di lavoro, stiamo cominciando a vedere quelli che sono i primi frutti, no, di un cambiamento. E spero di vedere poi da qui a 10 anni, non lo so, un cambiamento molto più evidente. E spero che poi la sanità si tolga finalmente questa etichetta che c'ha di quartiere comunque ghettizzato, no? Chiuso in se stesso, che ancora oggi un po' è visto in un certo modo, perché comunque la nomea ancora non l'abbiamo tolta definitivamente. Quindi spero che innanzitutto si abbatta questo muro tra il mondo e il rione sanità. Seguitemi.